Abbiamo il butto dentro. Il butto dentro. Senti, butta dentro, ma non hai fatto entrare nessuno. Dov'è sta cosa? Non hai fatto entrare dentro nessuno. Allora, prima di tutto alcune brevi comunicazioni e diciamo una descrizione di massima su come abbiamo pensato di portare avanti la nostra iniziativa odierna. Prima di tutto c'è Antonio, un compagno di soldi che sta girando, poi proseguirà magari nel corso della giornata a farla questo. Non tanto, quella è diciamo di risultato. A prendere praticamente le presenze, come nel più classico dei modi, quindi nome, cognome, numero di telefono, mail e luogo di provenienza per tutti i compagni che sono già qui e per quelli che ci raggiungeranno. La questa di cui parlava il compagno è perché dobbiamo far fronte comunque alle spese di affitto della sala, quindi chiediamo a tutti i compagni, con particolare riferimento ai romani che non hanno dovuto sostenere le spese di viaggio, di contribuire per quanto riguarda appunto il pagamento della sala, e ciò che eventualmente dovesse rimanere ne daremo comunque comunicazione, perché praticamente andremo a costituire un piccolo diciamo fondo cassa per le eventuali iniziative che dovessero, no, per le sicure iniziative che andremo a svolgere poi in futuro, quindi quando si tratterà magari di ripagare ad esempio i costi per eventuali strutture che dovessimo prendere per fare assemblee, iniziative o quant'altro, anche spese di stampa che possano essere ritenute necessarie ai fini di promuovere al meglio le nostre iniziative. Come si svolgerà la giornata odierna? Io non vi occuperò più che qualche minuto, poi proseguiremo con l'illustrazione sostanzialmente dei documenti che già alcuni hanno visto pubblicati sulle nostre pagine Facebook, sulla pagina sostanzialmente della lettera sul manifesto della sovranità costituzionale, e diciamo che la nostra assemblea è aperta sicuramente, ma in prima istanza si rivolge a tutti i compagni che hanno ritenuto di darci fiducia sulla base dell'iniziativa che abbiamo assunto ormai circa un mese fa sostanzialmente. Quindi una relazione che sarà praticamente condotta all'unisono insieme da non in coro, però non in coro, da Carlo Formenti e da Alessandro Visalli, che ha un titolo Partito e classe dopo la fine della sinistra, quindi sostanzialmente un documento che fa, con il quale poi chiaramente lo strano lo saranno ancora più precisi, ma illustrerà l'attuale fase politica, quelli che dovrebbero essere poi sostanzialmente i compiti di un soggetto politico che si organizza ed ha intenzione di organizzarsi in una delle fasi più difficili e complicate della vita repubblicana, e che di fronte a tanti problemi e tante diciamo questioni difficilissime da affrontare, a prescindere da un'analisi che noi evidentemente la famosa analisi di fase che sostanzialmente condividiamo, altrimenti non saremo qui, ma anche diciamo pone alcune necessità in merito a ciò che vogliamo e ciò che pensiamo debba essere un nuovo soggetto politico in grado di rispondere alle sfide che ci troviamo di fronte, insomma, a iniziare dai rapporti poi sostanzialmente con i difensori degli attuali assetti economici e sociali che troviamo sia nell'ambito dell'Unione Europea sia evidentemente da parte delle elite che ancora sostanzialmente governano gli attuali giochi politici e economici dentro in Italia. Della questione europea poi ne parlerà in maniera più diciamo completa Thomas Fazzi. Il suo documento si intitola Il nostro socialista all'Unione Europea. Tra parentesi, Thomas ha avuto un successo non sperato, perché tutti speravamo evidentemente, ma comunque notevole, nella sua prima apparizione qualche giorno fa a Omnibus. Spero che si tratti di 4 minuti che faranno la storia. Però diciamo che forse per la prima volta non ce ne voglia chi
nel corso degli ultimi tempi, degli ultimi mesi, è andata a rappresentare posizioni ormai simili alle nostre, perché le nostre più non sono, diciamo che si è dimostrato anche che le nostre posizioni possono essere proposte con il giusto carattere, con le giuste motivazioni e anche con la giusta capacità sia di spiegare che di ribattere a coloro che in qualche modo vogliono far sì che tu stia il più possibile al tuo posto e zitto sostanzialmente. Invece Thomas, devo dire che da questo punto di vista veramente è stato bravo. Dopo Thomas non avremo Andrea Zorra, che ha proposto la relazione, il documento su quale socialismo, un documento che chiaramente acquisito dagli atti dell'assemblea che sarà insieme agli atti pubblicato quanto prima. Andrea non ha potuto raggiungerci per motivi di natura professionale e quindi non verrà illustrato il suo documento, verrà posto evidentemente all'attenzione di tutti. Chi non sta sulle pagine Facebook, faremo anche in modo tale che possa essere inviato tramite mail proprio in virtù dell'elenco che stiamo costruendo dei partecipanti, e quindi interverrà Mimmo Porcaro con le sue note sulla fase politica, ed è arrivato proprio in questo momento. Quindi praticamente diciamo che siamo in condizione di iniziare al meglio e con tutti i relatori presenti. Dopodiché si aprirà un dibattito sul quale io cercherò di essere fermo innanzitutto su un punto, oltre che di stare, diciamo, sulle motivazioni che ci hanno portato qui stamattina con 30-35 gradi, e quindi già questo è indice della motivazione personale e politica che ognuno di noi ha nel voler procedere lungo la strada che abbiamo individuato ormai da tempo. Sostanzialmente siamo quelli che hanno anche contribuito in massima parte a scrivere il manifesto per la sovranità costituzionale, quindi voglio dire, le motivazioni non sono mai venute meno, e con i tempi che sin dall'inizio, diciamo, debbano essere contingentati. Quindi relazioni a parte, dovremmo evitare che nel corso della giornata poi i compagni che dovessero iscriversi a parlare per ultimi soffrano particolarmente, diciamo, il fatto che magari chi è intervenuto prima di loro si è dilungato ben oltre, no, quelli che possano essere limiti, peraltro, insomma, diciamo, giusti e ragionevoli. Quindi interventi di 7-8 minuti al massimo penso che possano essere giudicati da tutti ragionevoli e diano a tutti la possibilità di intervenire diciamo, enunciando nella maniera più chiara possibile quali sono le proprie idee sul soggetto politico che andiamo a costruire, che abbiamo intenzione di costruire, con le scadenze che poi vedremo nel corso di questa giornata. Io non mi dilungo più di tanto, sostanzialmente il perché siamo qui lo sappiamo già tutti, sappiamo quelli che sono stati gli avvenimenti che si sono succeduti dal 9 marzo in poi, sappiamo tutti quali sono state le iniziative che sono state assunte da molti di noi e che hanno trovato sostanzialmente come risposta un muro di gomma nella migliore delle ipotesi, se non un completo disinteresse rispetto a diciamo, questioni che ritenevamo e riteniamo a maggior ragione oggi validissime. Noi riteniamo che i punti fondamentali del manifesto, quelli che più di altri in qualche modo costruiscano e debbano costruire l'identità del movimento, non possano rimanere mere enunciazioni di principio, ma debbano in qualche modo caratterizzare tutta la nostra iniziativa politica da qui in avanti. E niente, su questa base io auguro a tutti buon lavoro e do la parola per primo a Carlo per illustrare il primo documento. Grazie. Allora, brevemente una premessa, cioè credo che sia importante. I documenti sono stati portati all'attenzione dei compagni negli ultimi giorni, diciamo gli ultimi 5-6 giorni, quindi non possiamo dare per scontato che tutti abbiano avuto tempo e modo di scaricarli, stamparli, leggerli e ragionarci sopra. Come anticipava Marco, purtroppo oggi non abbiamo Andrea. Io chiedo, anzi raccomando e prego tutti di leggere con attenzione il documento di Andrea, che era il più impegnativo, nel senso che ha avuto il coraggio di assumersi
come dire, la rottura del ghiaccio su un tema spinoso come cosa vuol dire socialismo oggi. Naturalmente nessuno pretende che una singola persona sia in grado di dare una risposta esaustiva a un interrogativo così radicale, però io credo che il suo lavoro sia stato uno sforzo veramente importante, se non altro per tracciare, come dire, le coordinate entro cui possiamo cominciare a ragionare su questo interrogativo, a cui credo dovremo, nel prosieguo della nostra impresa politica, dedicare molto spazio e molto tempo, sia a livello di approfondimento teorico, sia a livello di definizione di quelli che sono i nostri obiettivi politici concreti. Allora, quindi veniamo a una sintesi assolutamente dei contenuti del documento che abbiamo proposto io e Alessandro Visalli, che è, come avrete visto, piuttosto lungo, quindi rassicuratevi, non avremo una versione verbale di quelle dimensioni del documento, ma grazie. Ma una sua sostanziale sintesi, sperando che molti lo abbiano letto. Allora, cominciamo dalla motivazione di quello che è il titolo dell'evento di oggi, Oltre la sinistra. Allora, è chiaro che se noi dobbiamo analizzare quello che è oggi il rapporto fra le sinistre, parentesi, tutte, punto esclamativo, socialdemocratiche, sedicenti radicali, sedicenti antagoniste, e le classi subalterne, dobbiamo prendere atto che tutte non rappresentano più gli interessi materiali delle classi subalterne, da quando si sono sostanzialmente convertite chi al credo neoliberista in termini proprio di politiche economiche, chi all'antropologia e alla cultura neoliberista, se non alla politica economica del neoliberismo. Non ne rappresentano più la cultura, perché in nome della neolingua politicamente corretta vengono sostanzialmente censurati e classificati come sessuofobi, fascisti, sessisti, eccetera, eccetera, il linguaggio quotidiano della gente comune, no? con un disprezzo e con una valutazione negativa di questi comportamenti linguistici delle classi popolari che hanno, come dire, le loro rappresentazioni più cristalline in battute come quelle dell'ex presidente francese Hollande, stentati, o la racaille, la canaglia del suo predecessore Sarkozy, o per andare invece sulla sinistra radicale, i tementi che hanno votato per Trump del mio ex amico Franco Bifo Berardi, no? Per fare solo alcuni esempi. Questa mancanza, come dire, di comunanza anche sul piano linguistico è in qualche modo espressione del fatto che i dirigenti, i leader, ma anche i quadri intermedi, ma anche larga parte dei militanti delle sinistre non vivono più negli stessi mondi, intesi sia come territorio sia come dimensione temporale delle classi subalterne, della base della piramide sociale. Gli uni sono confinati all'interno delle periferie e delle piccole città di provincia, mentre la maggior, come certifica, come dire, l'analisi del voto e dei flussi elettorali, sulla sinistra si concentrano i voti dei centri gentrificati delle grandi città. Gli altri appunto sono confinati nelle periferie. Vedere la rabbia con cui i gilet gialli sono calati sull'Oriata Parigi, che incarna, come dire, questo composizione di classe, questa cultura e questa tipologia, e soprattutto hanno una dimensione totalmente differente di mobilità, appunto, inchiodati nel locale delle classi subalterne, gli altri, generazione Erasmus, cosmopolitismo, si viaggia nelle altre città europee, anche non europee. Dicevo prima, certificato dalle elezioni, dai risultati elettorali, oggi abbiamo una diversa modalità della costruzione del blocco politico in tutto l'Occidente. Cioè, inchieste sociologiche
da questo punto di vista inoppugnabili, sono dati empirici, una è quella di Piketty sull'evoluzione dei comportamenti elettorali in tutto l'Occidente dagli anni 50 ad oggi, cioè progressivamente il capitale e soprattutto i settori più avanzati, quelli che fanno più profitti, quelli che innovano di più nel capitalismo, hanno in modo crescente come proprio riferimento di rappresentazione politica le sinistre. Clinton, Tony Blair ai tempi del New Labour e quant'altro. No, cioè abbiamo il PD come punto di arrivo di una lunga evoluzione che ha visto dopo la fine del Partito Comunista la sua trasformazione non in socialdemocrazia ma direttamente in Partito Liberale, come qualcuno giustamente è chiosato. Si cerca lì la rappresentanza politica o quando questi elementi entrano in crisi si cerca un'alternativa verso il nuovo centrismo di Macron, vedi l'esempio francese, o dei nuovi verdi tedeschi, che sono sostanzialmente delle Merkel dipinte di verde, perché hanno già annunciato dei programmi neoliberisti, il rispetto delle regole europee e quindi il loro essere ligi all'obiettivo del mantenimento dell'egemonia tedesca o franco-tedesca nella migliore ipotesi nei confronti delle altre nazioni europee. Le ultime elezioni europee hanno introdotto un elemento interessante da questo punto di vista, ne parlerà più approfonditamente nella terza relazione Mimmo Porcaro, che è il suicidio finale, se vogliamo, delle sinistre radicali che si sono votate in blocco a svolgere il ruolo di mosche cocchiere dei cosiddetti fronti antisovranisti e antipopulisti. Risultato, Podemos passa dal 20 al 10%, Mélenchon, che era arrivato al 19% alle elezioni presidenziali, è al 6, è a un terzo, tra virgolette, di quella rappresentanza. E in Italia abbiamo la celebrazione della grande vittoria della sinistra, per cui fra due anni dice ma insomma andiamo con il PD tutto sommato, che in fondo è un voto utile, e tutto questo non fa nient'altro che rafformare e ribadire quanto dicevo prima di questo divorzio definitivo, irreversibile fra sinistra come ideologia e classi popolari. Allora tutto questo cos'è? Tradimento, incapacità di analisi al limite dell'impossibilità, pulsioni suicide. E anche questo, ma è anche il risultato di alcuni limiti intrinseci della cultura marxista, anche nelle sue radici profonde e antiche, su cui bisogna cominciare a lavorare, secondo me. Io in particolare nel documento, nella prima parte del documento, avevo indicato tre punti da questo punto di vista. L'economicismo, cioè il fatto che nella storia delle sinistre radicali e non si è sempre guardato, come dire, alla prevalenza delle contraddizioni oggettive, no? Che avrebbero immanenti, come dire, al modo di produzione, che avrebbero creato le condizioni per la presa di coscienza delle classi subalterne e quindi per passare a un progetto rivoluzionario. Questo si è tradotto dopo la controrivoluzione liberista, questo è leggibile in modo chiarissimo nella svolta del Labour inglese quando fanno fuori Tony Benn e sale Callaghan al potere nel Labour, o nella svolta di Mitterrand negli anni Ottanta dopo essere stato eletto con un programma radicale socialista che subito dopo, insieme al suo ministro Delors, vira verso il liberismo e la prima costruzione europea. L'idea dell'economicismo uguale realismo, cioè si accetta l'esistente perché le leggi dell'economia sono queste, sono irreversibili, cioè è la versione di sinistra del Tina della Margaret Thatcher, there is no alternative. Thatcher ha peraltro riconosciuto che Callaghan gli aveva già preparato la strada e ha inneggiato a Tony Blair come il suo grande continuatore, non a caso. Progressismo, altro punto, cioè l'idea fondamentale, l'illusione che esista una direzionalità della storia, che esistano delle leggi immanenti alla storia che portano verso un meraviglioso cammino automatico nei confronti del migliore dei mondi possibili.
Una declinazione molto importante di questo è l'entusiasmo sfrenato per l'innovazione tecnologica e scientifica, a partire da Marx, a partire dai Grundrisse, dal famoso discorso sul frammento delle macchine, dell'intera era intelletto, eccetera. Cioè non c'è una capacità di analisi dell'ambiguità e del carattere demonico della tecnica. Tutte le rivoluzioni industriali, in assenza di un ravvesciamento dei rapporti di produzione, si sono trasformate in radicale indebolimento dei rapporti di forza delle classi subalterne. Particolarmente da questo punto di vista, la più mostruosa in questo senso è l'ultima, la rivoluzione digitale, che è stata l'arma di distruzione di massa del potere capitalistico nei confronti della composizione di classe, delle possibilità di contrattazione, eccetera. Questo blocco di potere politico, questa nuova antropologia sinistra, il capitalismo avanzato, eccetera, come sappiamo entra in crisi radicale con la crisi degli anni 2007-2008, la crisi viene da molto più lontano, dagli anni 70 del secolo scorso, ma quello a cui abbiamo assistito è la rottura del consenso di massa nei confronti di questo pensiero unico, sostanzialmente gestito da sinistra e conservatori in alternanza. Scoppiano una serie di movimenti spontanei di massa, Primavere Arabe, Occupy Wall Street, quindi CM in Spagna, fino ai gilet gialli di questi giorni in Francia, che sono l'espressione spontanea della rabbia popolare dei ceti che pagano esclusi dai vantaggi della globalizzazione, che si concentrano invece nei confronti dei centri gentrificati, come si diceva prima. Su questa esplosione si sono innescate una serie di esperienze politiche variamente definite e anche impropriamente spesso definite come populismo di sinistra, e quindi parliamo di Podemos, parliamo appunto di Mélenchon, parliamo di altre esperienze che ci sono state in giro per il mondo. Non faccio riferimento all'America Latina e alle rivoluzioni bolivariane, perché quello è un discorso a parte, molto più complesso, che va contestualizzato in un altro contesto geopolitico. Corbyn, il fenomeno Corbyn in Inghilterra, il fatto che viene eletto segretario del Partito Laburista, ieri Tony Benn, insomma, era un vecchietto come me, anzi con qualche anno di più, che riesce ad assumere il controllo del laburismo dopo anni di disastro bleriano. Bernie Sanders negli Stati Uniti, uno che dichiara apertamente socialista, socialdemocratico, ma comunque la parola era un anatema negli Stati Uniti fino a poco fa, va a sfiorare la nomination come candidato dei democratici alla presidenza. Tutte queste esperienze oggi sono, come anticipavo prima, in netto riflusso, sono tutte in crisi. Abbiamo parlato dell'arretramento elettorale di queste forze. Io credo che seguirà, parlavo soprattutto di Podemos e Mélenchon, ma anche Corbyn non lo vedo benissimo nella prospettiva dell'aggravamento della questione della Brexit, dell'elezione dell'ex sindaco di Londra al posto della signora della Thatcher di serie C, che è stata la segreteria dei conservatori fino a poco fa. Per Sanders non lo so, non ho elementi sufficienti, ma credo che sia molto difficile che neanche questa volta riesca a dare una svolta alla politica, alle lobby d'acciaio che governano saldamente il Partito Democratico. Perché? Perché sono falliti. Una causa l'ho già detta, la regressione verso la cultura tradizionale di sinistra, il fatto che tutti questi in Spagna dice bisogna unirsi contro Vox, risultato il PSOE di Sánchez si mangia la metà dei voti di Podemos, bisogna unirsi contro la Marine Le Pen, anche lì sparisce uno di due terzi dei voti, eccetera eccetera. Però ci sono anche altre cause un po' più profonde che riguardano l'altra parte del titolo della nostra relazione, che riguarda la forma partito, cosa vuol dire oggi costruire un partito che sia veramente all'altezza della rappresentanza di questa fase storica. E qui lascio la parola a Alessandro.